Ehi la ciurma, io sono Altezza e ben ritrovati qui in questo nuovo Raided Expeditions Viking. Allora, Punching Through dovrebbe essere. Ci stiamo avvicinando alla conclusione, dai, diciamo. Non so se è la terza ultima o che missione prima dell'atto finale. Ah, giusto questo, dobbiamo andare qua. Mountain Cave, ma saranno poi tutti stanchi. Per cui andiamo qua, c'è Very Low Food, Low Food. Vabbè, andiamo sul Very Low Food, che posso dire? Ti abbiamo un sacco di provviste, non per nulla. Non prenderò niente, probabilmente, cacciando. Anche se metto tutti a cacciare. Infatti, c'è zero cibo nell'area. E nulla, uno di carne va male, ma oh. Facciamo che tu l'ultima preservi perché tanto. Due Herdman hanno ancora uno e Ketil di sicuro che non avrà niente da fare. Crafty, cosa mi crafti? Mi crafti un altro elmetto, dai. Perché di armi mi sa che sono tutti al top, vero? Ah, lui ha la sua Unbreakable Crucible Steel Dainax. Lui ha. No, forse solo la secondaria potente. Ha solo la secondaria potente. Per cui possiamo fare un. Ah, questa qua c'ha il coso. È vero, non gli abbiamo cambiato perché ha l'attacco doppio. La spada. Facciamo una spada o un'ascia? Facciamo una spada nuova da Slayer, magari. Ketil. Fai una spada nuova da Slayer. Sword. Una powerful. Speriamo che abbia una proprietà poi interessante. E Ketil, tu hai altro che puoi fare? Cacciare ma è scarso. Ma poi cosa serve che cacci lui? Nefia, scout, scout e scout. E che til niente. Dormi fortissimo. Rosco a converte e niente. Niente carne, eh? No, infatti. Abbiamo conservato un po' di razioni, ma. Se non altro ne abbiamo più di 500, per cui anche se dovessimo stare sempre senza dormire, cioè senza trovarne. Più che altro, la spada, vediamo come è venuta la spada. Ah, abbiamo finito il coso della casa. In caso di casa. E cosa facciamo? Questo ci va una settimana. Questo ci va 2 settimane. Questo ci va 1 settimana. Poi io farei la palizzetta più alta. Che è vero che per potere, ma ormai sono tutte robe di potere. Il potere del clan è aumentato. Una Broad Axe. E un'altra Broad Axe che adesso andiamo a rompere con Aedis. Vai e vai. E mentre invece questa com'è che è? 10% contro i flanked enemies. Ci sta. Questa non era male che aveva il control on armored human, ma non si può avere tutto. Allora, diamo la svala. Perché è migliore di quella che ha lei. E poi smontiamo questo. Sì. Ne abbiamo di salvage comunque. Sono le hide che sono un siamo un pochettino più. Ah, we're rested, ok. Solito team. Dai, è pleased lui comunque.
nonostante tutto. Pensavo peggio. Vediamo che succede. Allora, di sicuro dobbiamo cercare dei cairn o delle croci o quello che l'è, perché... This is almost as majestic as the mountains at home. Perfect. Ok. Allora, là c'è l'ingresso, ma se io volessi farmi un giro... L'entrata è sotto, sì, va bene, ma tanto... Prima saccheggio delle robine, belle cosine. Scala? Lui da solo. A porta semplicemente su. Va bene. Non ci sono cairn né cose comunque. Sa, almeno che non è nascosto dentro la grotta. Grazie. Vediamo un po'. In che guai ci stiamo andando a cacciare? In che guai? We should take a moment to let our eyes adjust to the darkness. Who knows what danger lies within these tunnels? Chi scappa? Che pericolo, ci sono i nostri. Ma forse è la stessa linea di dialogo di quando siamo schierati con gli altri, probabilmente per quello che... No, non mi fa raccogliere. Magari ci sono dei cairn qua, eh. Ma guarda che c'è una cavernina nascosta. Qua no, qua neanche vedo niente, per cui va bene passare di qua. Sto cercando di capire dove potrebbe essere un cairn, dove potrebbe aver nascosto un cairn, perché ormai è quello il discorso, il gioco è diventato caccia al cairn. Il cairn nascosto, ma vi ricordate anche in Conquistador c'era tutto il discorso dei cairn infinito? No, dove andate? Dove andate? C'è il giro dell'oca là. Qui magari abbiamo comprato un sacco di legno e ce lo troviamo qua. Chi lo fanno? Ci sono delle barricate. Perché ci sono delle barricate qua? Quando di qua si passa sereni? Comunque cairn non abbiamo visti. Ma No, là c'è Grain. Raccogliamo la roba qua. Sono quei vichinghi, sì, siamo noi. Stiamo raccogliendo solo un paio di cose così per... Abbiamo fame. Andiamo qua sotto che magari c'è... No, non c'è un corno. Sono due... Due barili, due piantine. Niente più. Vabbè.
Andiamo a parlare con Grain allora. Dobbiamo finire dopo, questo non può aspettare. Mazzatesi, benvenuto al sforzo di guerra. Ah no, al fo... Eh? War effort. Non avete un gran forte qui. Cosa? È il massimo della costruzione dei pitti. Nah, non è così importante. Ma è molto difendibile come fortezza. È perfetta per colpire ovunque nelle pianure. Quelle sono le mura. Abbiamo bisogno di far passare la gente attraverso il Vallo di Adriano per raggiungere Ofarwick. Solo alcuni punti sono adatti per questo. E la Northumbria ce li ha tutti. Abbiamo deciso di prendere uno dei vecchi castelli, ma. Il piano si basa tutto su di te. Dimmi di cosa hai bisogno. Allora, un piccolo gruppo può passare dal muro ovunque. Se riesci ad accerchiare e prendere il castello da dietro, dovresti riuscire ad aprire il cancello prima che arriviamo noi con i rinforzi. Una volta che il cancello è aperto, arriveremo con una grande forza e ti aiuteremo a tenere il castello quando ci sarà il contrattacco. Cosa ne dici? Sembra facile. Sei troppo confidente sulla tua buona fortuna, ma mi piace. Ok. Cos'è che c'è qua? Ah, ok, ci sono delle rocce da far cadere in testa alla gente che passa sotto. Quelli non si possono accogliere, vero? No. Dai che usciamo. Cioè siamo andati fin qua alla fortezza. No, probabilmente perché così volevano usare. Perché a questo livello probabilmente avremmo dovuto attaccare. Cioè se fossimo schierati con Northumbria avremmo dovuto attaccare i pitti qua dentro. Insicuro. Un posticino un po' umido, posso dire? Piove dentro, cavolo! E nulla, invece a proposito del tip tuo padre non è mai tornato, non ne sappiamo nulla, non abbiamo più trovato nulla, c'è un accidente di scoprire che fine ha fatto, ma boh. Abbiamo parlato con tutti, abbiamo visto tutto e non sappiamo ancora niente. So che dobbiamo andare qua. Muro di Adriano. Allora. Molto poco cibo. Cibo medio. Ci piace il cibo medio. Non sono più ben riposati. Tra l'altro qua sta andando abbastanza. Ha fame. Va bene, ma tanto ci accampiamo qua. Mangiamo tutti, sereni. Riusciamo anche a fare un po' di provviste, probabilmente, se ci va bene. Abbiamo zero carne, per cui tutti provviste adesso. C'è un sacco di gente che ha... Così liberi. Aumenterà la sicurezza, lo so, però. Sì, cacciamo ancora, cacciamo fin troppo, è vero, però. Tu crafta. Sì, un'ascia. Avevo bisogno di un'ascia. L'ascia secondaria di Gunnar. E niente, ci fermiamo. Homestead stanno facendo? Sì, ce n'è. Ok. Sharp Crucible Steel Axe. Sharp vuol dire che fa più armor penetration dovrebbe avere. Più danno. Ok, Aedis, tu smantellaci. Questa è un'ascia normale. Sì.
Fai fuori questa e questa. Siamo po'. No, questa è. No, questa è l'altra, una Dane X. Ok. E delle armi. Delle armature. Sì, abbiamo un Hide Armor. Che potremmo effettivamente assegnare a qualcuno, no? Tipo a lei stessa. Ma lei ha dei vestiti se non altro, questa non ha nulla. Dai. È vero che non l'abbiamo mai usata praticamente, però. 5 hide, molto buono. Ci arriviamo in tempo, l'ave. Non so più quello rested, ma va bene. Allora. Vadi. E ci siamo, eh? Ci siamo qua. Tra l'altro quasi sono 16 minuti già di video. Dovrei riprendere l'abitudine di tagliare gli accampamenti, tutte cose. Ma sto cercando di lasciare quest'ultima parte per dedicarmi poi più con più attenzione a. Ecco, qua anche c'è un cairn di sicuro. Quanto ci scommettete che c'è un cairn? Ci sono delle sentinelle sulla collina che stanno sorvegliando il castello. Dovremmo occuparci di loro in fretta o richiameranno i rinforzi. Tutta questa situazione sarà molto più complicata. Errò, occupiamoci subito delle sentinelle. Dove sono? Là. Il Masterful da cosa dipende? Il livello, diciamo. Non voglio renderla entangled. No, facciamo di qua, così almeno se cercano di aggirare. Fermateli. Vai qua, ma poi gli devi andare anche addosso, perché sennò. Anche tu, vagli addosso così prendi almeno attacco d'opportunità. Vai. Come in cover, dai. Vabbè. Non dovrebbe riuscire a uscire. Ottimo. Se meno non hanno chiamato i rinforzi. Ok, abbiamo l'evento sorpresa. E dai, oh, che cavolo. Nulla, eh. No, niente, imprendibile, mi sa che è un po' rotta. Razioni, buono.
Sarà un Cairn anche qua di sicuro. E ho una croce. Ma mi sa che è tardi adesso, eh. Possiamo che interrompere qua. Salviamo anche. Detto questo, io come al solito vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.